Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto approfittando sempre di un'altra mattina per girare un altro video. Mi sta piacendo questa cosa di fare i video di mattina appena sveglia. Solo che sono un sacco indecisa e non so bene che video fare, ma penso che andrò in una direzione perché me la sento proprio inside. E magari domani girerò un altro video di quelli che voglio fare in questo periodo. Dunque, cosa è successo? Succede che praticamente ieri sera stavo cenando davanti alla televisione e in televisione è passata una pubblicità. Premetto che io la televisione non la guardo praticamente mai, la guardo soltanto la sera quando ceno, per se sono solo a casa, se c'è la mia coinquilina già di meno. E passa una pubblicità in cui praticamente si sponsorizzavano delle buste per la spazzatura super iper resistenti, che non si bucano e bla bla, non vi dirò la marca ovviamente, ma alla fine dello spot esce fuori il marchetto con scritto, una specie di piccolo titolo con scritto ecologico, anzi più ecologico, e in alto a sinistra un marchio con scritto tipo 25% plastica riciclata. Allora, siccome non è la prima volta che mi capita, ultimamente poi mi sta capitando parecchio spesso, mi è sorto proprio da dentro questo fastidio nei confronti dell'essere umano, no vabbè, non dell'essere umano, delle persone che sono a capo delle industrie, delle multinazionali, del commercio, perché diciamoci la verità, mi sembra tutto un po' una presa in giro, per non dire una cosa più greve. Mi sono innervosita perché quando magari stai a fare la spesa oppure così e chiedi che sia una cosa, sia ecologica, sia di allevamento biologico, bla bla, ti verranno anche un po' in giro come per dire ma che ne so, ma boh, come se fosse un problema che effettivamente non riguarda tutti, come se il problema fosse mio e come se io effettivamente creassi un problema ad interessarmene. E questa cosa mi manda veramente in tilt, cioè non riesco veramente a capire cos'è che sfugge alle persone riguardo il fatto che se non farà male a te, se non farà male a me, che magari tra 50, 60 anni, 70 mi auguro non ci saremo più, farà male ai nostri figli, e se non farà male ai nostri figli farà male ai nostri figli dei figli, quindi ai nostri nipoti. Non mi sembra difficile da capire, e con tutti i soldi del mondo non puoi evitare quello che sta accadendo al pianeta, non puoi evitare la deriva più totale. Quindi mi chiedo, ma perché dovete prenderci in giro? Perché dovrete prendere in giro le persone, non noi, quelli che siamo un po' più attenti, dico le persone in generale? Perché ieri sera ho acceso Facebook e ho trovato un articolo di una persona, una dottoressa, che diceva che i piatti spacciati per biodegradabili, compostabili, in realtà non sono compostabili. Ma che c'è? Cioè, che... ma che vuol dire? A me queste cose mi fanno proprio uscire di testa, dico, ma che senso ha? Cioè, non, mi sembra veramente inutile, cioè, è proprio, cioè, io fosse per me, mi sono onorata la marca, non farò mai più un acquisto, in realtà poi bisogna sempre vedere perché le bufale escono sempre, però mi viene proprio da ridere, perché dico, ma perché? Ma che senso ha? Ci devi guadagnare perché hai capito che adesso va di moda, ma... quanto cervello devi avere per capire che l'allarme, l'allarmismo ecologico, l'allarmismo ambientale di quello che sta accadendo nel pianeta è realistico, cioè una cosa vera. Non è che siccome non stanno andando a fuoco le foreste qui, ma stanno andando a fuoco da un'altra parte, o non si stanno sciogliendo i ghiacciai qui, ma si stanno sciogliendo da un'altra parte, allora la cosa non mi tange, fin quando non saremo inondati da un'onda di tsunami non ce ne frega niente. Ragazzi, ma non è possibile, ma come ci siamo arrivati? Cioè, allora, no, ma come ci siamo arrivati? No, perché l'essere umano ha sempre fatto così. Però diciamo che fin tanto che il male poteva essere limitato a un mondo che comunque funzionava diversamente, adesso mi pare proprio che non ci sono più alternative, mi pare proprio che siamo in un momento storico talmente drammatico per la storia dell'umanità. Beh, poi in Italia, come anche in America, come anche in tanti altri paesi del mondo, stiamo anche con una situazione politica che non è che fa rabbrividire di più, fa proprio ridere, sudare freddo, ecco, questa è la situazione. Ma mi chiedo, com'è possibile che non interessi? Allora, il mio appello in questo video è quello che ho poi cercato di fare un po' anch'io e che cerco di fare un po' anch'io anche per quanto riguarda la politica. Cercate di informarvi quanto più possibile, ma ricordatevi che dovrebbe essere una cosa che interessa anche voi, perché io posso avere una particolare sensibilità al maltrattamento sugli animali, al cruelty free, ma
come faccio a non considerare che, per esempio, i prodotti della Nivea dentro hanno le peggio schifezze e continuare a comprare i prodotti della Nivea? Cioè, è come se io sapessi di farmi del male, ma dico, vabbè, ma sti cavoli, cioè, almeno c'ho il buon odore, spendo poco. Perché poi questa è un'altra delle grandissime bufale. Si spende troppo ad essere sostenibili. A me non pare, a me pare tutto l'opposto. Cioè, io alle persone che mi dicono così, vorrei dire, ma ci hai provato? Cioè, quanto hai resistito? Perché io sono circa 2 anni e penso di non aver mai... Ma in tutta la mia vita ho risparmiato così tanti soldi, veramente. A partire dal fatto che gli assorbenti non ne compro più, i rasoi non ne compro più, lo spazzolino mi dura molto più di quello che avevo prima, il latte detergente non lo compro più, i dischetti in cotone li compro raramente perché mi servono giusto per togliere lo smalto. Una ragazza di Vigna mi ha chiesto se c'era un'alternativa a questa cosa e la voglio cercare. Bottigliette di plastica non ne compro più, bottiglie di plastica non ne compro più. Cioè, ma com'è possibile? Anche proprio facendo un attimo fermo, mi pare che siamo in un momento in cui siamo un po' tutti assopiti, siamo tutti un po' addormentati. Cioè, le persone non si fanno il problema fin quando la cosa effettivamente non li... Oddio, a volte neanche fin quando non li impatta. Cioè, basterebbe fare quel secondo in più di ragionamento, quel secondo in più di sforzo per capire che è vero, cioè non è che è una cosa a cui ti devi affidare, tipo credi in Dio, sei religioso, ma io non riesco ad avere fede, per me la fede non significa niente. Non ti sto chiedendo di avere fede, se tu ti fai un calcolo matematico, è realistico, è la realtà. Cioè, anche il fattore di inquinamento, come il fatto che gli assorbenti inquinano di più della coppetta mestruale perché ne consumi, penso, 36 volte di più all'anno, forse di più. Il fatto che possono provocare allergie, la coppetta mestruale è ipoallergenica. Cioè, non mi pare difficile da fare 2 secondi un ragionamento. Perché è quello. Continuiamo a comprare le posate di plastica. Le posate di plastica, quelle usa e getta, sono un materiale che non è riconosciuto come materiale da imballaggio, a differenza di piatti e bicchieri. Quindi ogni volta che le usiamo finiscono nell'indifferenziato, nel non riciclabile. Quindi anche se io lo metto nella spazzatura non verrà riciclato. Cioè non so come fare, com'è possibile che le persone non interessi sapere. Quando è così semplice, no? Ci vuole veramente poco. Quindi io spero che con i miei video un pochino di consapevolezza in più si riesca a portarla anche soltanto tra le persone che mi seguono, per capire, non fatevi prendere in giro, informatevi, leggete, cercate di saperne sempre di più. C'è uno youtuber che in realtà nasce come videomaker su Facebook, ma credo che sia, non so qual è il suo passato, forse un attore, perché parla veramente molto molto bene, che sta facendo dei video pazzeschi, vi lascio qui il suo nome perché non me lo ricordo, mi pare che si chiami Roberto, però non voglio dire una sciocchezza, che fa dei video interessantissimi e io li sto seguendo tutti. E mi sono resa conto che lui ha fatto un video su come è nata la plastica. Bene, se voi andate a vedere quel video perché ve lo consiglio, mi pare che si chiami tutto è cominciato con una palla da biliardo. Vi renderete conto che la plastica nasce per essere un materiale indistruttibile. Quindi, giustamente lui dice, come è fatto l'essere umano a concepire un materiale usa e getta, cioè un materiale indistruttibile come usa e getta? Le bottiglie di plastica, le posate, i bicchieri. Certo, ovviamente il problema sarebbe limitato se le persone utilizzassero a fare la differenziata, se utilizzassero buttare le cose nei cestini e non disperderle nell'ambiente, ma cioè, siamo incivili, la gente per la maggior parte è incivile. Basta contare le cicche di sigarette che trovate a terra. Cioè, una cicca di sigaretta ne trovate penso ogni 2 mm di passi, almeno io ovunque vado. Vedo una quantità di cicche di sigarette, ma ci rendiamo conto? Ma come si fa a essere così chiusi da non realizzare che una cicca di sigaretta non la puoi buttare per terra? Non ci sarà nessuno lì a pulirla. Comprati un cacchio di portacicche, ce lo metti dentro, oppure, incredibile, di solito ci sono i cestini in giro per la strada. La spegni e la butti nel cestino. Cioè, quello che mi rammarica certe volte è che manca la voglia di fare lo sforzo.
E siamo tutti nella stessa barca, quindi per me è veramente inconcepibile. Io poi sono molto, cioè, quello è, io se ho un pensiero lo scavo a fondo e quando arrivo alla base non mi tiri più via, cioè io quello penso e quello rimarrà. Quindi per me è proprio inconcepibile una cosa del genere. Mi ha fatto quindi molto innervosire questa pretesa delle pubblicità di dirci un sacco di cazzate, anche per esempio gli assorbenti. Mi ha fatto troppo ridere, una volta ho visto una pubblicità della Lines che dice puro cotone e ti fa vedere i campi di cotone dietro. Ma tu non puoi prendermi così in giro, perché io che magari ho delle allergie e uso gli assorbenti penso wow, puro cotone, a me non darà fastidio ed effettivamente forse è anche vero e aiuto anche l'ambiente. Non è vero perché non stai dicendo che gli assorbenti, non esiste ancora una legge che costringa i produttori di assorbenti a scrivere sulle confezioni di cosa sono fatti, nessuno lo sa. Ci sono dei derivati del petrolio all'interno degli assorbenti che permettono alle particelle di assorbire. Una volta saputo questo, io non riesco più a comprare assorbenti, cioè mi sento proprio male quando ne compro, a meno che non compro quelli ecologici, ma costano tanto, per cui ho optato per la coppetta che costa poco, costa 20 euro e ce l'ho da 2 anni, quindi io non compro più assorbenti, vi faccio fare un calcolo, cioè una volta al mese spendevi 5-10 euro, non li spendo più. Cioè, non è difficile, basta un po' di sforzo. Devo dire che io sono piacevolmente colpita dalle persone che scrivono sotto i miei video perché mi rendo conto che sono seguita da persone che la pensano come me, che vivono in questo modo e in realtà non è così tanto impopolare come sembra. Tante persone ci sono attente, molte di più di quelle che pensavo, però ci vuole ancora un po', quindi io, come vedo a tante altre YouTuber, stiamo cercando di fare il possibile. Anche un po' per far conoscere, no? Io poi appunto lo faccio anche un po' di lavoro perché io elaboro video per questa testata giornalistica a riguardo. Quindi è molto interessante anche per me perché anch'io scopro tante cose nuove, ho scoperto un sacco di cose sulla raccolta differenziata. E però ecco, un appello, informiamoci, ricordiamoci sempre quanto siamo fortunati di poterci liberamente informare su qualsiasi cosa ci interessa. Abbiamo internet, abbiamo i cellulari sempre a portata di mano, non ci costa niente. Va bene, volevo fare questo video soltanto perché sono stata proprio mossa da questo fastidio. E dal fastidio che certe volte sento delle persone dire no, sì, ma la penso uguale, però poi comunque commettono quegli errori costantemente e quotidianamente. Non capisco anche lì. Cioè, io cioè, se ho preso una consapevolezza, mi riesce proprio difficile poi scavallare e dire chi se ne frega. Però non lo so, è così complicato. Mi sembra così difficile far capire alle persone che non è un problema di pochi, ma è una consapevolezza di pochi, è diverso ed è un problema di tutti. Vabbè, spero che il video vi abbia fatto piacere, vi mando un caro saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!